Io non so se domani Mattarella reincaricherà nuovamente Conte, la vedo molto dura perché secondo me il Premier Conte non ha la maggioranza e i numeri in Parlamento. E quindi insomma potrebbe essere che anziché lui potrebbe esserci un'altra figura su cui magari allargare la maggioranza anche ad altre forze Italia politiche. Viva dubito che appoggerà un Conte ter. Perché l'obiettivo di Renzi era quello di far fuori Conte. Questa è, Sì. diciamo, la realtà. Quindi vedo molto difficile la prospettiva del collega sindaco di Treviso, ma lo dico perché conosco anche Renzi, cioè la caparbietà e la testardaggine con cui ha lavorato sin qui per far fuori Conte, facendosi male anche, perché uscire da un governo non è mai, diciamo, positivo e conveniente. Detto questo, io penso che alla luce di questo Conte farà fatica, ecco, posto sempre che Mattarella gli dia il reincarico, bisogna vedere anche quello che farà Mattarella, farà fatica a trovare una maggioranza, perché a quel punto davvero cosa cambierebbe rispetto ad oggi? Come diceva prima il sindaco di Treviso, dovrebbe rientrare in Italia Viva. Vedo Esatto. invece più probabile, eventualmente, e sarebbe forse, posso dirvi la mia, anche la soluzione migliore in un momento così drammatico per il Paese, cioè un governo ampio, il più ampio possibile, convergente, fatto delle migliori intelligenze, delle migliori competenze, anche politiche. Perché la politica ha delle intelligenze, delle competenze importanti che magari in questo momento non sono sfruttate, e quindi mettersi tutti insieme per salvare il paese, per dare il meglio delle risposte al Però là paese. E quindi potrebbe sicuramente anche esserci non un rientro di Forza parteciperebbe, Italia. Fratelli d'Italia non parteciperebbe.